Dopo 22 anni ci sono ancora processi in corso e non si conoscono i legami tra politica, mafia, servizi deviati che hanno permesso lo scoppiare di quelle bombe. E un'altra cosa, dopo 22 anni abbiamo un Presidente della Repubblica che ha fatto distruggere le intercettazioni tra lui e Nicola Mancino, ex ministro dell'Interno. Dopo 22 anni abbiamo un Presidente della Repubblica che dice: io non ho niente da dire quando viene chiamato a testimoniare nei processi. Colleghi. Dopo 22 anni, e concludo, abbiamo un giurista, Fiandacca, che afferma in un libro che la trattativa Stato-mafia di 22 anni fa è stata fatta per evitare... Colleghi, se urlate, io non sento, se urlate. Colleghi, colleghi, abbiate pazienza. Presidente, prego, ha esaurito il tempo, concluda. E dico solo che dopo 22 anni di tutto questo abbiamo un giurista, Fiandacca, che ha ammesso che la trattativa Stato-mafia, secondo la sua visione, è stata fatta per evitare altre stragi, e davanti a questa abnormità il Partito Democratico lo candida alle elezioni europee. La coerenza è un'altra cosa! Concluda. Presidente. Allora... io ho una curiosità ed è la seguente: come si relaziona un parlamentare 5 Stelle, ma soprattutto un'agenda rossa come te, con esponenti delle istituzioni che considerano la trattativa sempre presunta, fantomatica, eccetera, eccetera, con chi richiama Borsellino e Falcone solo per tentare di dimostrare che chi indaga oggi è peggiore di chi indagava ieri? Ovviamente questa è una tecnica utilizzata perché si ha paura di quelli che indagano oggi, perché i morti non esercitano l'azione penale, i vivi sì. Ecco, come soprattutto in commissione antimafia, ma anche in commissione giustizia, in aula, come ti relazioni con deputati democratici, deputati di Forza Italia, eccetera, eccetera, che negano tuttora l'esistenza della trattativa? Anzitutto io ringrazio ovviamente per questo invito, è la prima volta che vengo qui a Pistoia e sono molto, molto felice di essere con voi stasera, quindi davvero un ringraziamento a tutti i ragazzi che hanno permesso l'organizzazione di questa festa 5 Stelle che durerà anche nella giornata di domani, c'è stata già ieri sera e grazie a Simone che ha diligentemente ricostruito tutti i fatti che insomma ci sono voluti anni per portarli alla luce e per capire che cos'è questa trattativa tra Stato e mafia e che cosa è avvenuto prima e dopo le stragi del 92-93. Io, guardate, sono in Commissione Giustizia e in Commissione Antimafia da un anno e mezzo ormai a questa parte e ho 28 anni e sono una ragazza di Rimini, sono romagnola, quindi in teoria nemmeno tanto vicina, no? Se uno prende l'esperienza personale di ognuno di noi, non sono né siciliana né calabrese né campana né pugliese e magari per noi, no, delle regioni del nord è più difficile, ti chiedi ma perché una giovane si dovrebbe appassionare tanto alle vicende di 22 anni fa quando avevo 7-8 anni e ovviamente sono tutte cose che ho conosciuto dopo al liceo e all'università. E i motivi per cui ci si è avvicinati a tutto questo e alle vicende di drammatiche di questo paese è perché in me, come in Simone, penso in tanti altri giovani o persone di una certa età che quelle cose le hanno viste, è molto semplice, è perché tu ti ritrovi in un paese dove vedi che non hai nella politica dei punti di riferimento, ma i tuoi esempi, quando leggi la storia d'Italia, purtroppo attualmente non sono i politici coloro che dovrebbero rappresentarti, ma sono magari questi magistrati, ma sono qualche giornalista dalla schiena dritta, ma sono persone della società civile che nessuno conosce, ma sono magari il fratello di un magistrato morto ammazzato per colpa di quello Stato che non ha saputo proteggerlo. E quindi davanti a tutto questo cerchi di metterti del tuo,
ti dai da fare perché la speranza è quella di poter far capire a chi certe cose non le sa, a chi non ha studiato, a chi non ha approfondito, a chi non ha letto sentenze, la gravità del momento storico in cui ci ritroviamo oggi, la gravità del fatto di ritrovarsi all'interno del Parlamento italiano, ed è stato così negli ultimi 20 anni, è così ancora oggi, dei personaggi che non hanno avuto mai, mai la vera e spiccata volontà di combatterla, la mafia, ma piuttosto di conviverci in una sorta di patto di non belligeranza. E allora, quando si parla di questo processo, del processo di Palermo sulla trattativa Stato-mafia, e aggiungo anche di un altro processo molto importante che si sta svolgendo a Caltanissetta, si chiama Borsellino Quater, e quello serve per ricercare i mandanti esterni alle stragi, quindi in un certo senso sono collegati, ovviamente, il processo cosiddetto sulla trattativa di Palermo e quello di Caltanissetta. Interrompo un attimo, certo. Dico una cosa per chi non lo sapesse: a Caltanissetta si indaga sulle stragi siciliane del 92, a Palermo invece sulla trattativa, mentre a Firenze sulle stragi del 93, stragi del continente. Scusa. Questa è la competenza delle diverse procure, tribunali, proprio per questi fatti. E dicevo, l'importanza di questo processo non è tanto l'accertamento delle responsabilità penali, come si diceva prima, ma questi processi rappresentano molto di più. Perché, come diceva Simone, non solo si ha paura di quello che potrebbe emergere, ma stanno facendo venire fuori non tanto le responsabilità penali, ma le responsabilità morali di chi in quegli anni sapeva e ha taciuto, di chi in quegli anni è stato connivente e non ha mosso un dito. Sta facendo venire fuori appunto quel patto di non belligeranza, e cioè lo Stato alla mafia non deve fargli la guerra, deve conviverci. Ci sono stati in tutti questi anni dei momenti di conflitto forti, quello che ha portato allo scoppiare delle bombe certamente era un momento di conflitto, ma quelle trattative che sono state avviate servivano, sono proprio la dimostrazione palese di quanto in realtà lo Stato non voleva avere il pugno duro, ma piuttosto voleva cercare una tregua, una pax mafiosa, che è poi quella che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni. Che era anche l'obiettivo di Totorrina, perché Totorrina, esatto, diceva fare la guerra per poi fare la pace, cioè le bombe scoppierebbero proprio in funzione della trattativa. Lo Stato in ginocchio cerca la mafia, la mafia fa esplodere le bombe per ricattarlo, ovviamente. Scusa. E diciamo che davanti a uno scenario del genere, tu entri in Parlamento, io facevo parte di due associazioni antimafia, e ogni 19 luglio si andava a Palermo, nel mio territorio, a Bologna, come a Rimini, cercavo di organizzare iniziative per la legalità, per la giustizia, con magistrati, con appunto esponenti della società civile, per parlare di questi temi. E il rapporto che c'è in Parlamento con gli esponenti degli altri partiti non è stato facile. Non è stato facile all'inizio, perché ovviamente tu sai chi hai di fronte. Per mesi abbiamo aspettato la possibilità di costituire la Commissione Antimafia. Perché guardate, anche questo è indicativo, cioè nel Parlamento italiano la Commissione Antimafia non è che si costituisce di default. Noi siamo entrati il 15 marzo 2013, ma per istituirla ci vuole un'apposita proposta di legge. Quindi tu entri, devi depositare la proposta di legge, e questa deve essere approvata prima dalla Camera e poi dal Senato. Ci abbiamo messo dei mesi. All'inizio, guardate, lo spirito deve essere sempre quello più collaborativo possibile, perché quando vuoi ottenere un risultato cerchi davvero di andare oltre, e quindi di dire la lotta alla mafia non è una bandierina del Movimento 5 Stelle, ci mancherebbe. Con tutta l'umiltà possibile, noi è la prima volta che arriviamo all'interno delle istituzioni. E cerchi quindi, il primo tentativo è di trovare
degli esponenti all'interno degli altri partiti che abbiano i tuoi stessi obiettivi. Il problema è che non è facile. Non è facile, e infatti si è visto cosa è successo. Io vi faccio solo l'esempio della costituzione, appunto, della commissione antimafia, perché nel momento in cui siamo riusciti ad approvare questa benedetta proposta di legge, era il luglio 2013, si è cominciato a litigare per la presidenza. Chi deve essere il presidente della commissione antimafia? Dopo 4 mesi, quindi praticamente a ottobre-novembre 2013, si è riuscita finalmente a costituire la commissione. Però per 3 volte siamo stati convocati e gli altri partiti non venivano. Facevano mancare il numero legale, cioè ci deve essere un minimo di deputati e senatori all'interno della commissione, altrimenti se manca il numero legale tu non puoi eleggere il presidente. E loro non venivano. Andavamo solo noi dei 5 Stelle con qualche altro deputato senatore degli altri partiti, ma sporadiche apparizioni, perché non avevano trovato l'accordo sulla presidenza. E questo è ridicolo. Io in quel momento ti cadono le braccia, perché dici: ma noi siamo qui a cercare di fare qualcosa che possa servire ai magistrati, ai cittadini, all'opinione pubblica, per incidere nella lotta alla mafia, per portare un contributo anche normativo che deve servire a questo paese. Quindi tu arrivi con una carica incredibile, con tanta voglia di fare subito, perché poi questa è anche un po' la caratteristica di noi giovani, no? Vogliamo subito attivarci quando troviamo lo spazio e abbiamo l'opportunità di ricoprire un ruolo così nobile come è essere un parlamentare della Repubblica Italiana. Eppure quando arrivi lì, questi litigano per la presidenza, per la carica, per la poltrona. Ed è ridicolo. Alla fine cosa succede? Succede che si trova l'accordo, e trovano l'accordo Forza Italia con il Partito Democratico su Rosy Bindi. Allora io non ho nulla contro Rosy Bindi. Esperta di mafia, tra l'altro, espertissima. Ma se Rosy Bindi in campagna elettorale, eletta tra l'altro in Calabria, che non è nemmeno la sua circoscrizione, dice espressamente a domanda: io di mafia non me ne intendo, di lotta alla mafia proprio non me ne intendo, e tu quella persona la fai diventare presidente di una commissione così importante, il segnale è molto chiaro che la commissione antimafia in questo momento deve servire per presentare libri o per presentare film. E guardate che una delle prime iniziative che come commissione antimafia sono state proposte nel nuovo anno, nel 2014, era la presentazione del libro del giurista Fiandaca. Perché è così grave questo libro? Poi non so se dopo c'era una domanda anche su questo. Comunque io intanto ve la racconto in breve. Come avevo detto quel giorno in aula, qui ci troviamo di fronte a un professore dell'Università di Palermo, quindi io ho studiato giurisprudenza sui libri di Fiandaca, diritto penale. Pensate anche nella mentalità di una ragazza come me, un giurista del genere, quanto peso poteva avere, perché tu lo consideri una persona di un certo spessore, culturale, morale. E poi ti ritrovi che questo giurista, insieme a un altro storico, Salvatore Lupo, ti fa un libro con una tesi demenziale che la smonta pure un ragazzino al primo anno di giurisprudenza, leggendo 2 o 3 sentenze e ascoltando qualche udienza del processo sulla trattativa Stato-mafia. Non ci vuole chissà che. Fiandaca dice che la trattativa Stato-mafia, e quindi quegli esponenti dei carabinieri, del ROS, che sono andati a trattare con Cosa Nostra tramite il canale Vito Ciancimino, sindaco di Palermo, quella trattativa lì è stata fatta per salvare i cittadini, per cercare di evitare altre stragi. E le persone ci credono, proprio perché ci sta mettendo la faccia uno come lui. Il problema qual è? E che, come vi dicevo, basta conoscere un minimo i fatti per capire che questa è una tesi davvero che è fuori dal mondo.
Perché la trattativa Stato-mafia, purtroppo per noi cittadini, non è stata fatta e le stragi non sono state fatte per proteggere noi. Quella trattativa non è stata fatta per proteggere noi, è stata fatta per proteggere i politici che in quel periodo avevano paura, perché ciò che ha scatenato la preoccupazione in quegli anni è stato l'omicidio di Salvo Lima. Salvo Lima era il canale tra la politica e Cosa Nostra, era l'uomo di Andreotti ed è un politico che quando viene ucciso a marzo del 92 scatena una vera e propria crisi di nervi all'interno della politica italiana, perché i politici sapevano che quello era un preciso segnale, sapevano che sarebbe toccato a qualcun altro di loro. Uno dei primi che si preoccupa è Mannino, lo stesso Mannino che è infatti imputato anche in questo processo. A rito abbreviato, ovviamente ha scelto il giudizio abbreviato. E quindi quella trattativa è stata avviata per cercare proprio di trovare una tregua con Cosa Nostra, appunto, per garantirsi quella pax mafiosa, perché avevano paura e sapevano, avevano la lista, che sarebbe toccato a loro. È questo che ha fatto venire fuori, hanno fatto venire fuori le indagini e le sentenze di questi anni. È questo che stanno cercando di dirci i magistrati del pool di Palermo. E guardate che noi abbiamo fatto una missione come Commissione Antimafia a marzo di quest'anno, il 3 marzo, siamo stati un giorno intero dentro alla prefettura di Palermo a parlare con i magistrati, con Nino Di Matteo, con Vittorio Teresi, con Tartaglia, con Del Bene. Sono venuti da noi e Nino Di Matteo in due ore di audizione ha spiegato per filo e per segno davanti a me, a Rosi Bindi, a tutti i commissari del Partito Democratico. Forza Italia, guardate, non viene, quindi per tornare alla tua domanda, non c'è il problema dei rapporti con Forza Italia, perché Forza Italia non ha mai partecipato alla Commissione Antimafia, neanche una volta. Purtroppo ne fanno parte di diritto e quindi hanno indicato dei nomi, sono stati scelti, fate conto che c'è pure Giovanardi in Commissione Antimafia, c'è la Carfagna, però sono solo sulla carta, in realtà non sono mai venuti, quindi siamo noi, qualcuno del PD e qualcuno di Scelta Civica quando compare, poi c'è Claudio Fava di SEL che è il vicepresidente, anzi ora non è più di SEL, si è dimesso anche da SEL, e poi noi dei 5 Stelle, questa è la Commissione Antimafia, sono 50 membri sulla carta, in realtà che lavorano sono in 15. Tornando a noi, quel giorno Di Matteo racconta per filo e per segno e smonta le tesi di Fiandaca e tu dopo un mese ti ritrovi Rosi Bindi che non solo vuole presentare il libro di Fiandaca ma il Partito Democratico che questo lo candida alle elezioni europee e quindi lo legittima davanti all'opinione pubblica. Questo è il fatto grave, questo è il cortocircuito che abbiamo oggi. È per quello che poi ci si arrabbia in aula. Poi è ovvio, guardate, che nei rapporti personali non si fa mai di tutta l'erba un fascio. Smontiamola questa considerazione che c'è di noi 5 Stelle, che siamo quelli che, no, che protestiamo, che non parliamo. Ci parliamo tutti i giorni con i deputati e senatori del Partito Democratico, tutti i santi giorni. Una cosa importante, solo per citarvela, in questo momento io sto lavorando insieme a un deputato del Partito Democratico, si chiama Paolo Bolognesi ed è il presidente dell'Associazione Nazionale Parenti Vittime della Strage di Bologna, perché Paolo Bolognesi, eletto tra le file del PD, ha scritto una proposta di legge molto importante per istituire in questo paese il reato di depistaggio. Noi abbiamo processi, tantissimi processi in questo paese che purtroppo hanno subito dei depistaggi incredibili. Sulle stragi è successo proprio questo, per anni sono andati dietro al depistaggio da parte di un falso pentito di Scarantino e purtroppo abbiamo dovuto aspettare il 2009 per avere le dichiarazioni di Spatuzza, di Ciancimino, come vi diceva prima Simone, cioè collaboratori di giustizia, non esponenti delle istituzioni, che ci hanno raccontato un'altra versione e che ha dato vita a questi processi. E per assurdo il depistaggio non fatto e voluto dai mafiosi, ma voluto dagli uomini delle istituzioni. Voluto dagli uomini delle istituzioni. Secondo l'accusa, dalla Barbera e il suo pool. Esatto. E io e i miei colleghi non è che ci siamo messi contro perché è una proposta di legge del PD, al contrario,
Al contrario, ci siamo messi insieme, e io sto parlando con bolognesi, ci stiamo scambiando tutte le opinioni per cercare di rendere questa proposta una legge vera, per cercare di capire come migliorarla, quindi apportare il nostro contributo. Io sto dando le mie opinioni, lui mi sta dicendo le sue, faremo degli emendamenti che sono delle modifiche, faremo quindi delle modifiche, ascolteremo dei magistrati in commissione, chiamati in audizione, per giungere il prima possibile all'approvazione Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Quindi il rapporto è... Come in tutte le cose, quando ci sono delle cose buone, delle idee buone, le cose si fanno, perché il risultato e l'obiettivo e soprattutto il bene dei cittadini è la cosa più importante. Quando però ci sono delle critiche da fare, ci sono delle nefandezze, quando ti trovi deputati o senatori, tuoi colleghi, che ti parlano di presunta trattativa, tu devi avere il coraggio di fargli notare e di dirgli in faccia tutto quello che non va. È questa la libertà. Sono rapporti di lavoro e quindi tu sai che con un collega puoi lavorare ad una proposta di legge se è buona, ma sai anche che con quel collega, se secondo te sbaglia, puoi avere tutta la libertà e la tranquillità di dirgli in faccia quello che pensi. Perché non c'è un patto di sangue, perché non siete amici per la pelle, non è questo che ci interessa. È lavoro, è la nostra vita adesso, e quindi se il primo fine è quello di fare delle leggi giuste per la cittadinanza, di portare fuori le informazioni, bisogna sempre, sempre avere il coraggio delle proprie azioni. Sempre e prendersi la responsabilità di ciò che si dice, e quando si parla di questi temi così importanti, mettere tutti di fronte alle proprie responsabilità, perché noi è la prima volta che siamo lì, e questa è la cosa importante. Noi dobbiamo cercare le responsabilità morali, non penali. Quello lo farà la magistratura, noi stiamo facendo un altro mestiere, e le responsabilità morali prima o poi riusciremo a farle emergere con il contributo anche vostro, di tutti coloro che si informano e che non cedono alle false informazioni che vengono raccontate. Solo un altro episodio carinissimo, perché è da raccontare, solo per farmi capire quanta difficoltà c'è in questa commissione antimafia. Un aneddoto su Rosy Bindi. Io non ne parlo mai perché appunto tendo a non voler mettere così troppo in cattiva luce, non cercare di raccontare troppo ai cittadini le cose che noi dobbiamo subirci tutti i giorni. Però va fatto, perché appunto, come vi ho detto, voi dovete invece rendervi conto, dovete capire In che paese e con che politici vi ritrovate ad essere rappresentati in Parlamento. Dovevamo fare una missione a Reggio Calabria, la Commissione Antimafia appunto fa delle missioni sui territori in cui affronta determinati temi, in quel caso l'Andrangheta ovviamente. Avevamo Nicola Gratteri in commissione da noi, di fianco a Rosy Bindi, ha fatto la sua relazione. E voi dovete sapere che in Calabria ovviamente c'è la chiesa di San Luca, che è un po' la sede dell'Andrangheta, è quel luogo dove gli andranghetisti si ritrovano tutti gli anni per il loro summit, arrivano da tutte le parti del mondo e lì ci sono i riti di affiliazione, si prendono le decisioni importanti, una sorta appunto di vero covo dell'Andrangheta, e in Calabria lo sanno tutti. Nicola Gratteri, magistrato più esposto d'Italia per la lotta che sta facendo nei confronti di questa organizzazione mafiosa, e Rosy Bindi in quell'occasione con lui di fianco gli dice: ma io ho una domanda, una richiesta da fare al dottor Gratteri. Noi dobbiamo andare a fare questa missione in Calabria, ci piacerebbe fare un giro anche a San Luca. Lei ci potrebbe fare da guida?
Io mi guardo con il mio collega, con Gianrusso, Michele Gianrusso, ci guardiamo, allibiti, Gratteri bianco, immaginate, ho detto, cioè, questa mi sta chiedendo di fare da guida alla commissione nel posto dove l'Andrangheta si riunisce ogni anno. Quindi scappiamo fuori Gianrusso con una battuta, la guardiamo e diciamo, sì, però, presidente, in macchina con Gratteri ci va lei, perché... Cioè, l'Andrangheta non aspetta altro di trovarsi Gratteri che gli fa da guida alla commissione antimafia, così in un colpo solo fanno fuori tutti. E questo è il grado, è il livello di intelligenza, cioè tu ti trovi di fianco un magistrato che da 30 anni, poveretto, che si sta facendo un mazzo incredibile per tentare di colpire questa organizzazione criminale che ormai è arrivata pure all'interno delle istituzioni, vengono sciolti i comuni per mafia per colpa dell'Andrangheta e non solo. E la presidente si permette di chiedergli se ci puoi fare da guida nella gita scolastica a San Luca, così andiamo a vedere a visitare la chiesa di San Luca. Questo è il livello. E di fronte a queste cose bisogna che i cittadini le sappiano, bisogna raccontarle, perché poi la prossima volta, quando li sceglierete, se davvero li sceglierete, sappiate che sono queste le cose che noi dobbiamo vederci in Parlamento. Ed è anche da qui che deriva a volte la nostra passione, la nostra emotività nel fare certi interventi all'interno delle istituzioni, perché siamo un po' stanchi e vorremmo ben altro, ci aspettavamo ben altro da chi sta in Parlamento da 20, 30 anni, 40 anni, non questi atteggiamenti qui.